Ciao, sono Francesco, vengo da Barge, un paese in provincia di Cuneo. Ho frequentato il liceo classico a Saluzzo. Mi piace tantissimo ascoltare musica, mi piace anche tanto seguire il calcio e mi piace tantissimo viaggiare. Ciao, sono Giulia, ho 27 anni e vengo da Venario. Nel tempo libero mi piace suonare il clarinetto nella banda della mia città e amo moltissimo viaggiare. Sin da piccolo mi è sempre piaciuta la storia, ma in particolare la storia dell'arte, è stato il vero fattore determinante per, scegliere, architettura. Poi, durante la triennale, di architettura, mi sono particolarmente piaciuti i corsi che hanno toccato la tematica del restauro e perciò ho scelto questa magistrale. Durante il corso di laurea triennale mi sono appassionata alle discipline aventi carattere storico-critico e quindi ho deciso di frequentare la laurea magistrale in restauro e valorizzazione del patrimonio, poiché mi consentiva di esplorare su più scale e secondo diversi ambiti, tutte le materie inerenti alla conoscenza, la conservazione e la valorizzazione dei beni e del loro contesto. Quella del tirocinio presso lo studio Gritella e Associati. Ho chiesto al mio relatore di tesi un consiglio e devo dire che è stato un consiglio decisamente azzeccato perché ho trattato temi del calibro di Palazzo Madama, Palazzo Zuccarelli e Palazzo Luce a Torino. Una delle esperienze per me più significative è stata la partecipazione al workshop internazionale di architettura che ho svolto in Colombia, a Cartagena. E per un mese ho avuto la possibilità di lavorare fianco a fianco con studenti e docenti provenienti da quasi tutto il mondo, in cui vi era anche il famoso architetto portoghese Gonçalo Birne, e da cui ho potuto acquisire dei metodi e degli approcci di studio estremamente differenti da quelli appresi nel contesto italiano. Sicuramente il primo obiettivo è quello di laurearmi, poi sicuramente quello di sostenere il prima possibile l'esame di Stato in modo da entrare nell'albo degli architetti, e però quello che vorrei di più è continuare questa esperienza che sto vivendo al momento all'interno dello studio Gritella e Associati. E in futuro mi piacerebbe proseguire la mia formazione con un ulteriore corso di studi di terzo livello, e sia per poter affinare il mio approccio critico, e sia per poter acquisire delle competenze tecniche e teoriche molto più specifiche. E infatti a novembre inizierò il corso di dottorato in beni architettonici e del paesaggio, quindi sarà una bella sfida.